Buongiorno e bentornati sul mio canale. Oggi vi parlerò di un video preannunciato fino a qualche giorno fa sul canale, ovvero di alcune delle novità che ormai non sono proprio novità, ma quasi, proposte da NYX, delle nuove uscite NYX, nei suoi stores e online. NYX è un brand che mi sta conquistando man mano sempre di più. Propone un ottimo rapporto qualità-prezzo e prodotti sempre all'avanguardia, sempre con un occhio direttamente puntato sulle nuove tendenze e una creatività davvero vulcanica. Bando alle ciance, andiamo a parlarvi dei prodotti che ho avuto modo di provare, buona parte dei quali sono stati da me acquistati e soltanto uno, sì. L'ho ricevuto assieme ad altri prodotti che non vi mostro in questo video dall'azienda appunto per testarli in occasione dell'inaugurazione del punto vendita NYX a Palermo, che vi ricordo si trova al centro commerciale Forum. Allora, andiamo a noi, partiamo da due prodotti che ho amato tanto, i Duo Chromatic Illuminating Powder NYX, appunto proposti, mi pare siano in 4-5 colorazioni, al limite vi lascio in sovrimpressione l'esatta quantità di colori proposti, ma sono davvero deliziosi. Quelli che ho io sono due e sono Snow Rose, che è questo colore qui, ed è una sorta di lilla rosa su base bianca. La bellezza di questi illuminanti è che sono appunto duochrome, quindi vedete un colore nella cialda, ma poi ne vedete i riflessi appena li swatchate o li indossate. E poi Sintetica, che è un illuminante corallo con riflessi oro, che ho amato tantissimo in estate e ho usato tantissimo, ma che continuo a usare anche ora, anche perché un po' la abbronzatura ancora c'è. Allora, ve li faccio vedere swatchati e poi vi parlo velocemente di cosa ne penso. Allora, questo qui è Snow White, vedete la base bianca e i riflessi rosa, lilla, deliziosi. E questo è il suo swatch. Appena lo swatchate potrete apprezzare meglio i suoi riflessi, vedete? Quasi lilla, poi bianco. Sfumabilissimi e costruibilissimi. L'altro, Sintetica, è invece un corallo con riflessi oro, delizioso, che è bello da usare anche come ombretto. Guardate che bello, vedete i riflessi come vengono alla luce. Entrambi bellissimi e sfumabilissimi. Io ve li faccio vedere, ve li ho fatti vedere swatchati, adesso ve li faccio vedere come si sfumano. Ovviamente dovete considerare che vanno applicati con un pennello adatto agli illuminanti, però guardate come, io ho fatto lo swatch, la strisciata proprio, però guardate come l'effetto continua a vedersi, qui l'effetto continua a vedersi, però sia più discreto. Entrambi li trovo davvero deliziosi, anche per levarsi uno sfizio di un illuminante da un colore un po' più particolare, specie nel caso di Snow Rose, senza spendere un botto. In sovrimpressione in tutti i casi vi lascerò i prezzi dei prodotti. Sono costruibili e stratificabili, non polverosi, e regalano un effetto più o meno discreto in base a quanto vogliate costruire appunto il risultato finale. Li trovo due prodotti davvero davvero 10. Poi andiamo ad una delle grandi novità proposte da NYX in questi ultimi mesi, ovvero la NYX Lingerie tinta occhi. Quella in mio possesso è la numero 08 ed è questa qui, e ve l'ho mostrata in altri video, ci sono video dove anche la indosso e quindi vi lascio il link. È un colore, intanto parliamo del prodotto in genere, trovo che sia una trovata eccezionale. Scusate che c'è casino qua a Palermo, dovete sapere che nasciamo col clacson incorporato per fare burdello per strada e parlare col clacson. Anyway, amo la mia terra, ma abbiamo i nostri pregi e i nostri difetti. Dicevo, sono un'idea molto pratica ed originale, perché sono
Lo stesso concetto delle, delle lip lingerie, le lingerie labbra, però per occhi. Ci sono in tantissime colorazioni, trovo che lo scovolo, l'applicatore sia molto adatto a seguire la forma della palpebra, anche la mia che sfigatella è piccola. Si applicano velocemente, danno il tempo di sfumare anche vagamente i contorni prima di fissarsi definitivamente e restare fermi lì per tutto il giorno. Li trovo utilissimi per un make up on the go velocissimo al mattino, due passate e ciao, non va nelle pieghe, non si sgretola, tranne che non mi mettiate a fare così, a stropicciare gli occhi. Allora lì i brillantini, la parte dove ci sono il finish shimmer, dove il finish shimmer, perché ce n'è anche con finish opaco, i glitteronzoli si spargono viso viso, però se voi lo sapete non toccate, tutto resta al suo posto fino alla sera senza andare nelle pieghe e poi vi dovete solo struccare. Questo colore è una sorta di top chiaro rosato, molto luminoso, è shimmer, dal finish appunto shimmer, che io trovo utilissimo per indossarlo quotidianamente senza perdere tanto tempo nel make-up. Ecco, l'ho trovato un prodotto 10 e lode davvero, un'idea molto intelligente. Ne avevo provati altri di altre marche, anche di Kiko se ricordo bene, però non avevano la stessa resa e la stessa performance. Questo alla fine sembra davvero un ombretto applicato, un ombretto in polvere applicato sulle palpebre, ma invece è un prodotto liquido, quindi molto più pratico, molto più versatile. Poi andiamo ad una novità che ho trovato in cassa e che volevo tanto provare, si chiama This Is Everything ed è un trattamento labbra, un prodotto per idratare le labbra che ha praticamente la consistenza di un lucidalabbra. Questo è l'applicatore e questo è il prodotto, è completamente trasparente e appena appena olioso. Quindi, ecco, vedete, resta trasparente, quindi non ne consiglio l'utilizzo se dovete applicare delle tinte labbra dopo. Io lo uso sostanzialmente quando non indosso make up, oppure come oggi, quando so che un rossetto come MIF, che è questo qui di Mulac, è un pochettino duro da applicare, però è davvero un bel colore, è comunque anche confortevole poi da indossare, piuttosto confortevole. Questa volta l'ho messo sotto e viene fuori un finish quasi glossato. Vedete, di fondo però lo utilizzo come trattamento labbra quando non ho il make up indosso e diciamo che non va bene per chi predilige prodotti con inci verde, perché tra i primi ingredienti troviamo il paraffino liquido, quindi ve lo devo dire, il è delicatamente profumato, quasi come, sapete, i gloss antichi, ma voi che lo dovete sapere, voi siete giovani, però non è fastidioso assolutamente. Un prodotto interessante se non avete appunto particolare attenzione all'inci verde. Poi andiamo a tre spettacolari rossetti da poco lanciati da NYX, che sono i NYX Liquid Sweat dal finish matte metallico. Io ne ho presi tre e sono questi sul mio canale, sul mio account Instagram, ve li ho mostrati più volte, vi lascio i riferimenti all'account così potete andare se volete seguirmi anche lì. E li ho trovati ottimi, li ho trovati molto meglio dei Liquid Sweat normali, che per quanto mi riguarda sono buoni ma non sono eccessivamente confortevoli da stendere perché sono poco setosi su di me tendono a sentirsi sulle labbra, quindi non sono particolarmente eccessivamente confortevoli. Questi invece hanno una texture molto setosa, si stendono molto velocemente con una passata in modo uniforme nonostante il finish metallico, matte ma metallico, e durano serenamente fino a 4 ore. Certo, se ci mangiate no, ma ovviamente nessun rossetto liquido regge un pasto, specie se oleoso. Allora, le tre colorazioni che ho preso sono la 29, la 30 e la 35, che hanno anche dei nomi e io ve li lascio in sovraimpressione, ma in questo momento non me li ricordo, o almeno mi ricordo soltanto lui che è Biker Babe, che è... Bam!
E sono quindi la 29, che è una sorta, per me è troppo chiaro per ora, ma presumo che in appena se ne va via un po' di abbronzatura il contrasto sarà maggiore col viso chiaro e dovrebbe starmi meglio. È una sorta di Malva rosato, questo qui, che di metallico sembra non avere nulla, ma vi assicuro, ecco, lo potete vedere, è piuttosto luminoso come colore, prende dei riflessi tono su tono che lo rendono appunto metallico, delicatamente, è il meno metallico dei tre. E questo è il 29. Poi ho il 30, che mi piace moltissimo, che ho indossato tanto anche in estate, che è più ambrato del 29, è più metallico, 29, ed è questo qui, vedete come prenda più luce. Bello, quindi 29 e 30, tende vagamente al ruggine, ma non ci arriverà, un po' più chiaro del color ruggine. E poi abbiamo il 35, che è Biker Babe, che è questo qua, che è un colore un po' più invernale, che io, magari non è il massimo su di me armocromaticamente, ma io lo sto adorando, una sorta di berry metallico nel quale io vedo qualcosa di caldo, un pizzico, guardate, lo indossate in un altro video, vi lascio il link al video così potete vederlo anche in azione. Quindi 29, 30 e 35 li trovo eccellenti. Se amate il finish metallico, dategli una possibilità perché sono molto confortevoli. E poi sono colori molto particolari, c'è un range vastissimo di colori tra i quali scegliere. Infine vi parlo del pezzo forte, uno dei pezzi che ho più utilizzato in questi ultimi mesi, la palettina di ombretti Cosmic Metals, che è andata sold out più volte, specie in negozio ma anche online, ed è questa palettina qua di 6 ombretti completamente metallici o shimmer di finish, quindi molto luminosi, di una pigmentazione, di una sfumabilità e di una durata eccellenti, non vanno nelle pieghe, sono pigmentatissimi sin dalla prima passata, sono sfumabilissimi come vi dicevo e sono dei colori davvero luminosi. Per creare un trucco completo avete bisogno di un'altra palettina di ombretti opachi, almeno se volete potete giochicchiare con dei chiari scuri nella palette, ma io vi consiglio sempre di alternare colori luminosi magari da applicare sulla palpebra mobile e opachi per creare tridimensionalità. I colori sono 6, il PAU è 24 mesi e le cialdine non sono nemmeno tanto piccole, e il rapporto qualità-prezzo è 10. Allora, abbiamo 6 colori, il primo è questo beige chiarissimo, molto 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 luminoso, che è questo, guardate, sfioro la mano, guardate che bello, io l'ho usato spessissimo come illuminante all'angolo interno dell'occhio o su tutta la palpebra. Poi abbiamo questo oro bronzo, che è il secondo colore, questo qui, guardate che bello. Anche questo dalla prima passata subito pigmentato, è molto luminoso, i colori sono setosissimi da toccare con la mano e come texture. Poi abbiamo questo terzo colore, che è quello che forse di tutta la palette uso meno e mi piace un po' meno, ma è comunque bellino, è un jolly, che è una sorta di color masti, cioè un grigio con un accenno di viola, ma proprio un accenno, questo qua, eccolo, questo è il colore, vedete, per un make up neutro lo trovo davvero un'ottima scelta, con riflessi comunque luminosi. E poi, quindi questi sono i 3 colori della prima fila, partendo da qui, il primo, il secondo e il terzo, e poi uno dei miei colori preferiti, che è questo rosa, rose gold, questo,
Guardate quanto bello e luminoso, guardate. La palpebra, anche la mia sfigatissima, si vede perché è proprio un tocco di evidenziatore, guardate che bello. Vedete il rosa quasi salmone, ma appena rose gold, ecco, riflessi molto chiari. Poi un altro colore strepitoso è questo qui, una sorta di prugna melanzana che risalta il verde negli occhi marroni e gli occhi comunque verdi, questo. Oggi ho beccato una brutta giornata per girare, poca luce, però non giravo da troppo, mi mancavate e volevo girare questo video. Eccolo, guardate quanto è bello e luminoso. E infine questo oro più chiaro rispetto a quello della prima fila. Molto chiaro, vedete? Questi tre sono i colori della seconda fila. Uno, il rosa, il prugna e l'oro chiaro. Questa palette è davvero bella, bella, facile da usare, costa poco, i colori sono molto pigmentati e affidabili, non ve lo ripeto più. Secondo me è un acquisto molto valido, ad un prezzo eccellente. E basta, bimbi belli e bimbi belle, questo è quanto. Questa è la mia review, la mia prova su strada di alcuni dei prodotti NYX di recente arrivati sugli scaffali e online. Fatemi sapere se avete acquistato qualcuno di questi prodotti e come vi siete trovati, se c'è qualcosa in particolare che vi, invece, se non l'avete acquistato, vi incuriosisce di più rispetto ad altri. Spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto o vi abbia comunque tenuto compagnia. Se è così, spolliciate in su, iscrivetevi al canale cliccando sull'iconcina qui, attivate le notifiche se vi va di aiutare il mio canale a crescere e noi ci vediamo alla prossima. Un bacio grande, ciao ciao!